Tutti noi, o quasi, siamo in grado di gestire il nostro PC personale, quindi la creazione dei backup, l'installazione degli aggiornamenti e più in generale la risoluzione di quei piccoli e grandi problemi che si presentano con il computer tutti i giorni. Ma quando i computer da gestire diventano 10, 100, magari addirittura 1000, perché sono quelli assegnati dall'azienda a tutti i collaboratori che magari oggi lavorano in smart working, le cose diventano estremamente più difficili, anche proprio perché nello scenario di smart working l'amministratore di sistema non può più accedere fisicamente al computer e quindi svolgere la manutenzione è diventato molto più difficile. Ah, dimenticavo, ciao, sono Zane di Turbolab.it e nel corso di questo video vedremo proprio uno strumento che può aiutare tutti gli amministratori di sistema e i responsabili IT a gestire una flotta molto ampia di computer. Questo strumento si chiama Supremo Console. E nel corso di questo video, realizzato in collaborazione con lo sviluppatore, vedremo proprio come utilizzare Supremo Console per gestire una flotta di PC in pratica, dalla configurazione all'utilizzo quotidiano. Se anche tu quindi sei un professionista IT e hai una flotta di computer da gestire, seguimi perché questo programma ti tornerà molto utile. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ok, quindi dicevamo, Supremo Console è un servizio in cloud, quindi accessibile via browser web. Che cosa consente di fare? Beh, consente innanzitutto di gestire il controllo remoto dei singoli computer ad esso connessi, quindi con tutto il monitoraggio dello stato di salute, la gestione delle notifiche in caso di problemi, l'inventario hardware e software di questi computer, la gestione dei ticket, quindi la possibilità anche di rispondere ai ticket e a richieste di assistenza inserite dai nostri utenti, il monitoraggio delle connessioni, la gestione e verifica dei backup, quindi una suite appunto in cloud accessibile dall'amministratore via web a 360 gradi per la gestione dei computer aziendali. Ma vediamo in pratica come funziona lo strumento. Beh, per prima cosa devi quindi registrarti sul sito ufficiale, ti lascio il link nella descrizione del video qui sotto oppure nell'articolo che trovi su turbolab.it. Quindi devi registrarti, creare un account gratuito qui su console.supremocontrol.com. E una volta che ti sarai registrato, la registrazione di nuovo è gratuita, puoi seguire le altre indicazioni per attivare il tuo account. Una volta fatto questo, puoi spostarti sul PC che vuoi da gestire da remoto, collegarti alla pagina di download del software Supremo che trovi appunto nella descrizione del video qua sotto, scorrere un po' e cliccare qui sul collegamento download Supremo. Ti verrà così scaricato un eseguibile che puoi appunto aprire, eccolo qua, e ti si presenterà questa schermata di Supremo. A questo punto dovrai cliccare qui sull'opzione installa Supremo per accesso non presidiato, scegliere una password e cliccare accetta per procedere. A questo punto puoi cliccare direttamente qui su strumenti e passare rapidamente alla voce professional. A questo punto qui quello che devi fare è semplicemente inserire l'indirizzo email e la password che hai scelto durante la registrazione alla console di Supremo. In questo modo potrai collegare il tuo client alla tua Supremo Console e in seguito potrai gestirlo. Ecco qua, ci viene chiesto a quale gruppo associarlo. Per il momento lo associamo al gruppo Turbolab, eccolo qua, e poi clicchiamo OK per procedere con l'aggiunta. Eccolo qua, come abbiamo visto questo computer è stato aggiunto alla nostra console e a questo punto potremo andare ad amministrarlo direttamente via web. Ora torniamo a lavorare sul nostro PC e apriamo nuovamente la console di Supremo via web. Ora quello che dobbiamo fare è andare sotto account, eccolo qua, scegliere attivazioni e a questo punto individuare il nostro computer. Eccolo qua, questo è appunto il computer sul quale ho appena installato il nostro Supremo un attimo fa, clicchiamo attiva e a questo punto possiamo scegliere quali funzionalità attivare. A meno che tu non abbia delle necessità molto specifiche, ti raccomando comunque di attivare tutte le opzioni per sfruttare tutte le funzionalità di Supremo Console. A questo punto è davvero tutto pronto e possiamo iniziare la gestione remota tramite Supremo Console. Quindi per prima cosa clicchiamo qui sotto gestione remota dashboard e vediamo una panoramica di tutti i computer che stiamo in questo momento monitorando. In particolare io avevo già aggiunto prima un altro PC al monitoraggio, quindi avevo installato appunto l'agente di Supremo Console su un altro PC ed è quello qua sotto, mentre invece quello sul quale abbiamo appena installato un attimo fa il nostro agente è questo qua sopra e già vediamo immediatamente da qua che c'è un problema.
Il problema, come possiamo vedere da questa schermata riassuntiva, è che c'è appunto un computer, che è proprio quello sul quale abbiamo appena installato l'agente, che ha l'antivirus disabilitato e quindi su Premo Console ce lo segnala immediatamente qua. Questo succede perché un attimo fa ho disabilitato volontariamente l'antivirus su questo PC per simulare il comportamento di un utente, magari uno smanettone, che ha scelto di disattivare l'antivirus perché vuole fare una prova. E chiaramente tramite questo strumento immediatamente veniamo notificati e possiamo intervenire per risolvere questo problema. Oltre a questa utilissima panoramica, che appunto va a monitorare lo spazio su disco in esaurimento, l'utilizzo troppo elevato della CPU, l'utilizzo del memoria troppo elevato, l'aggiornamento di Windows disponibile non ancora installati e appunto le soluzioni di sicurezza, possiamo però cliccare qui sulla lente di ingrandimento in corrispondenza di uno dei nostri PC per dare un'occhiata appunto alle informazioni e alla diagnostica del computer in generale. Qui appunto vediamo che sistema operativo è installato, qual è il codice, con quale edizione, come è distribuito l'utilizzo dello spazio su disco, e abbiamo ancora un'anteprima delle reti, quindi della connettività del PC in questo momento, un'anteprima hardware che ci permette appunto di individuare quale tipo di memoria è in utilizzo, quale tipo di processore e via dicendo. Andando invece ad esplorare queste tab, abbiamo appunto uno spaccato più dettagliato dell'hardware. In particolare questa macchina appunto che stiamo monitorando è una macchina virtuale, quindi diciamo il nostro agente non è materialmente in grado di rilevare quale memoria sia occupata, però vediamo che appunto è stato rilevato che si tratta di una macchina virtuale e che il processore è appunto un 3570K Intel, quindi quello installato sulla macchina fisica. Tutto questo per dire che Supremo Console funziona quindi benissimo anche in ambiente VDI, quindi per gli utenti aziendali che utilizzino una infrastruttura virtualizzata. Procediamo ancora sotto software, diamo appunto una panoramica del software installato, quindi la versione dei programmi installati, e questo ci permette di verificare che magari gli utenti non stiano installando software estraneo, software terzo sui computer di produzione, che dovrebbero invece mantenere installati solo i programmi per lavorare. Sotto monitoraggio ancora abbiamo delle notifiche, come vediamo appunto c'è di nuovo evidenziato che l'antivirus è stato disabilitato da uno storico delle notifiche precedentemente segnalate. Sotto stato sistema invece di nuovo abbiamo uno spaccato di tutte le altre informazioni, dallo spazio su disco alle soluzioni di sicurezza e alle informazioni sull'andamento del networking. Come vediamo in cima ad ogni pagina c'è sempre questo utile pulsante che si chiama Connetti con Supremo. Che cosa serve? Cliccandolo potremo entrare direttamente in amministrazione remota, quindi prendere il controllo da remoto di questo specifico PC. Per farlo è necessario avviare sul computer che stiamo utilizzando anche qui il nostro software Supremo, e a questo punto potremo cliccare Connetti con Supremo, eccolo qua. Puoi cliccare conferma, eccolo qua di nuovo, aprire, e a questo punto, se tutto funziona correttamente, dovremo appunto poter inserire la password che avevamo scelto in fase di installazione sul nostro client. Ed eccolo qui il nostro computer remoto, è appunto il PC Windows 10 sul quale avevamo installato Supremo poco fa. Quindi abbiamo visto che c'è un problema relativo all'antivirus, immaginiamo di essere da remoto, di star lavorando appunto sul PC del nostro cliente, del nostro assistito. A questo punto, come vediamo qui, abbiamo la possibilità di utilizzare Supremo, abbiamo la possibilità di attivare la chat, il file manager e tutti gli altri strumenti forniti in dotazione da Supremo, ma in particolare quello che probabilmente vorremmo fare in questo caso è tornare dall'antivirus, eccolo qua, tornare all'interno della nostra schermata dell'antivirus per andare a riattivare l'antivirus appunto direttamente sul PC del cliente senza bisogno di dover fare alcun altro di intervento. Nel frattempo possiamo dare un'occhiata alla sezione monitoraggio, che sarà particolarmente apprezzata da tutti coloro che debbano gestire un numero particolarmente ampio di computer, proprio perché all'interno di monitoraggio ci vengono mostrate in un'unica pagina le notifiche relative a tutti i computer della nostra rete. Quindi potremo vedere tutti i computer che hanno dei problemi ed eventualmente, eccolo qua, nel frattempo in tempo reale ci si è risolto il problema relativo all'antivirus. Comunque, se avessimo avuto ancora un problema relativo a questo antivirus, avremmo potuto cliccare dentro a computer, avremmo potuto entrare nelle specifiche del computer e quindi di nuovo intervenire direttamente con Supremo. Quindi questa sezione di monitoraggio è veramente molto molto utile, proprio perché è una visione globale su tutti i nostri computer che dobbiamo amministrare. Per il momento abbiamo utilizzato l'eseguibile di Supremo fornito direttamente dallo sviluppatore, però per coloro che volessero applicare delle personalizzazioni tramite
tramite Supremo Console è possibile anche appunto personalizzare l'eseguibile. La personalizzazione si trova seguendo appunto Supremo e personalizzazioni qua sotto, e abbiamo due funzionalità, due grandi sezioni. In particolare Supremo Custom ci permette di scegliere il nome e caricare un'immagine proprio per personalizzare la schermata. Appunto possiamo scegliere il nome della nostra società, ad esempio eccolo qua, caricare un'immagine, io avevo caricato il logo di turbolab.it, scegliere un messaggio personalizzato che verrà poi visualizzato direttamente nella schermata di Supremo, ed è una cosa molto carina, in particolar modo magari per quelle aziende che siano proprio specializzate nell'erogare servizi di assistenza verso terzi e in particolare verso magari aziende di terze parti. In questo modo possono veicolare il proprio eseguibile come se fosse proprio il software di assistenza brandizzato da l'azienda medesima. Per chi voglia andare ancora oltre, c'è la possibilità di cliccare qua sopra su Supremo Custom Pro, che offre ancora più personalizzazioni. Quindi di nuovo abbiamo la possibilità di scegliere il logo, il colore secondario, ma anche personalizzare il comportamento che deve avere questo eseguibile, in particolare se attivare le richieste di assistenza, scegliere automaticamente la password, aggiornare automaticamente, utilissimo questo, scegliere solo gli ID consentiti, quindi limitare il numero di connessioni in modo ancora più esplicito, quindi forzare una limitazione anche sul numero di utenti che potranno effettivamente connettersi, tutto questo a maggior sicurezza e via dicendo. Le opzioni sono veramente moltissime. Alla fine possiamo sempre scegliere se scaricare la versione dell'eseguibile personalizzata per Windows oppure per Mac OS. Chiaramente per chi debba gestire decine e decine di computer, l'installazione manuale su ogni client di Supremo potrebbe essere un pochino noiosa o difficile da gestire. Per questo motivo ci viene in supporto l'installazione automatica. Di nuovo tramite questa sezione possiamo personalizzare il nostro eseguibile, personalizzare l'installazione di Supremo di modo che sia direttamente installabile magari tramite una policy aziendale su tutti i computer a nostra disposizione. Questo in particolare è molto utile per chi magari utilizzi un Active Directory e quindi abbia la possibilità di sparare tramite GPO con un singolo comando l'installazione di Supremo su tutti i computer controllati. Un attimo fa dicevamo che Supremo è appunto ottimo anche per le aziende specializzate proprio nell'erogare assistenza verso terzi, e in particolare c'è un'altra cosina veramente utilissima qua sotto. La raggiungiamo cliccando qua da Supremo Gestione Assistenze, ed è sostanzialmente la possibilità di gestire una coda di assistenze. Immaginiamo ad esempio che ci siano tantissimi utenti ai quali dobbiamo rispondere. Come possono fare? Beh, utilizzando le funzionalità di Supremo possono inserire direttamente una richiesta di assistenza tramite il programma che poi verrà accodata qui nella coda delle assistenze, ed in questo modo i tecnici specializzati potranno intervenire più rapidamente e senza bisogno di una figura dedicata alla gestione e allo smistamento delle code. Si occuperà tutto la console. Supremo Console si integra perfettamente anche con Uranium Backup, un altro software realizzato dalla stessa azienda della quale ho parlato qualche tempo fa. In particolare sotto qua da Management abbiamo la possibilità di verificare che su uno di questi computer, in particolare questo, è installato Uranium Backup, e a questo punto utilizzando una di queste funzionalità possiamo vedere che qui erano state configurate due backup set, quindi due policy di backup, e possiamo vedere che cosa sta succedendo. In particolare cliccando qui sul backup vediamo che questo backup completo file PC è stato eseguito, e possiamo pensare di cliccare sul pulsante play per avviare il backup in questo momento direttamente da console. Immaginiamo in particolare che stiamo per svolgere un'operazione massiva un po' delicata su tutti i nostri client, prima di svolgerla possiamo entrare qui e appunto eseguire e triggerare da remoto un backup. Un'altra funzionalità importantissima di questa integrazione è la possibilità di ricevere delle email di notifica quando salta un backup per qualsiasi motivo. Quindi se il backup non è stato eseguito, l'amministratore di Supremo Console riceverà una email nella quale appunto viene segnalato che il backup non è stato svolto, e questo appunto ci permetterà di intervenire immediatamente verificando che cosa sta succedendo e quindi correggere il problema e assicurarci che il computer rimanga protetto. Bene, quindi soluzione molto interessante. Quali sono i prezzi? Beh, come al solito l'azienda Nano System applica una politica di pricing molto interessante. In particolare è possibile escludere ed includere solo i servizi che ci interessano davvero. Un particolare vantaggio è appunto la possibilità di avere un piano di acquisto trimestrale con il cui costo è di 128 euro per 3 operatori del team, e che prevede la possibilità di controllare fino a 10 dispositivi. Di nuovo comunque potete fare riferimento al link che ho pubblicato qui nell'articolo
articolo su turbolab.it con tutti i riferimenti per il pricing. Bene, da Zane di turbolab.it è tutto. Come al solito, se vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Ci vediamo alla prossima, ciao!